Parliamo di prurito. Quali possono essere le cause che fanno nascere questo sintomo che può sembrare banale, ma in realtà molto fastidioso? È esattamente così, il prurito è un sintomo che è stato per molto tempo sottovalutato, ma ha una capacità di limitare la vita del paziente quasi quanto più del dolore. Quindi è un sintomo che può avere come cause da una banale secchezza della pelle, che è la più frequente causa di prurito, a un numero ingente di patologie che possono essere caratterizzate da prurito. E per citarne alcune, per esempio la dermatite atopica, che è molto pruriginosa al punto da impattare sulla efficienza lavorativa di un soggetto, sulla presenza a scuola, quindi insomma un importante sintomo, ma può essere anche causato da una malattia ematopoietica, per esempio un linfoma, o ancora da una patologia che si chiama prurigo nodulare. Insomma, ci sono tantissime malattie caratterizzate o associate dal sintomo prurito. E oggi questo ha una prospettiva, viene contestualizzato diversamente nell'ambito delle malattie, perché ci sono anche tante nuove cure per il prurito. Nella stagione invernale ci può essere un peggioramento del sintomo prurito, magari legato anche agli abiti che si indossano, la lana, oppure al fatto che si sta più coperti o che si beve di meno e la pelle è più secca? Direi che quello che ha menzionato, cioè la lana, è in particolare una delle cause più frequenti, oltre all'innalzamento della temperatura corporea, quindi quelle variazioni freddo-caldo quando si passa dall'ambiente esterno a quello interno e in particolare si indossano per esempio maglioni di lana, questo può essere causa di prurito, soprattutto se si ha una pelle secca. Gli atopici in particolare, per esempio, non tollerano proprio la lana, quindi se la indossano è sicuramente una causa di prurito. Ecco, la prima reazione quando si soffre di prurito è quella di grattarsi, ma immagino sia anche la cosa sbagliata da fare. E allora che cosa si fa quando si ha questo disturbo? Bisogna innanzitutto idratare la pelle sempre, questa è proprio una condizione di base che deve essere svolta quotidianamente e non per un periodo limitato, ma per sempre. Usare dei detergenti non aggressivi, vengono definiti Sindet, quindi saponi non saponi, e questo aiuta appunto a non disidratare la pelle e poi curare il sintomo in relazione a qual è la patologia nel cui contesto il sintomo si trova. Ha fatto riferimento al fatto che oggi ci sono delle terapie per combattere questo tipo di fastidio. Possiamo dire qualcosa di più? Sì, ci sono dei farmaci nuovi che agiscono specificamente contro delle interleuchine che sono capaci di determinare il sintomo prurito. Questo però, come dicevo, va sempre contestualizzato nell'ambito delle diverse patologie, quindi abbiamo dei farmaci nuovi per la dermatite atopica, per la prurigo nodulare, anche farmaci che già avevamo per la dermatite atopica e che oggi sappiamo bene che possono controllare anche il sintomo prurito, ma anche di più nuovi che abbiamo e che stanno per arrivare.